Allora, eccolo, eccolo, il presidente Saverio Stecchi Damiani. Esatto. Con Giada Giacalone. Vediamo un po', Giada, si è persa l'auricolare, sì, tutto. Nel frattempo stiamo cercando, esatto, di... micro, sì, questo è il bello della diretta, Michele, lo sai benissimo, ma volevo microfonare e volevo soprattutto dare l'auricolare al presidente, perché so che immagino si voglia essere anche un'interazione da studio. E dunque parto semplicemente dicendogli, presidente, complimenti. Grazie, è un'emozione meravigliosa quest'anno aver centrato la salvezza e lo scudetto all'ultimo secondo in tutte e due le gare, è qualcosa che non mi scorderò mai per la vita, un'emozione fortissima, una gioia anche oggi questo scudetto qui con la nostra gente a Reggio Emilia, nello stadio pieno di tifosi, una stagione davvero indimenticabile. Diceva lei, presidente, poi magari la lascio anche ad una domanda da studio mentre cerchiamo di ristabilire anche il nostro collegamento. Questo pubblico che è qui anche in questa giornata, anche in questo venerdì, a sostenere l'Under 19, è stata una grandissima stagione, è il 12° uomo. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere un pubblico meraviglioso che ci segue dappertutto, prima squadra, primavera, ecco qua la coppa. Vai ragazzi, tenetela voi perché l'avete vinta voi, eccola qua, grazie, è vostra questa, grazie, addio, siamo rovinati. La vedo. E questo è il bello, presidente. Un presidente, c'è solo un presidente. Ecco qua. Un presidente. Dovevamo metterci un po' più nascosto. C'è solo un presidente. Bravi ragazzi. Ma il bello è questo. Adesso vediamo se riusciamo a ristabilire. Sì, dovremmo sentirlo, Michele. No, ecco, tornando a essere un po' più seri. È davvero un risultato clamoroso, io devo fare i complimenti a questi ragazzi che hanno compiuto un ulteriore capolavoro sportivo. Questa squadra l'anno scorso si è salvata all'ultimo secondo e quest'anno ha vinto lo scudetto, credo che sia davvero un capolavoro dei ragazzi, di mister Coppitelli, e poi permettetemi di dire che ci siamo goduti 3 anni strepitosi di un Pantaleo Corvino che, come dissi 3 anni fa quando gli chiesi di tornare a Lecce, vieni a Lecce per fare gli anni più importanti della tua carriera, forse non come prestigio ma come qualità e importanza del lavoro fatto. In questi 3 anni lui sta ogni anno, non finisce mai di sorprendere, ha costruito una squadra primavera in poco tempo e adesso siamo campioni d'Italia, ha costruito una squadra di giovani che in Serie A si è salvata con la squadra più giovane di tutta la Serie A, davvero un grandissimo lavoro in soli 3 anni. Sono felice di avergli chiesto 3 anni fa di venire a Lecce e sono felice per quello che lui sta facendo con grandissimo lavoro. La mia idea è di continuare in un progetto così esaltante insieme, in cui lui è un grande protagonista, perché è una persona che lavora 18 ore al giorno come sta facendo lui, e per noi è un valore aggiunto e merita questo progetto di continuare su questo meraviglioso percorso. Io voglio continuare con questo gruppo di persone, con questo gruppo di lavoro, perché stiamo facendo davvero qualcosa di inimmaginabile. Michele. Sì, bellissime le parole di Stecchi Damiani, che ovviamente è l'artefice di questo miracolo Lecce, anche quando qualcuno l'ho abbandonato non credendo nel miracolo e nel progetto Lecce. E ovviamente la coppia Saverio Stecchi Damiani, presidente, Corvino direttore, è la coppia perfetta del calcio italiano. La primavera, la prima squadra. Presidente, ti chiedo innanzitutto se l'anno più bello della tua vita professionale calcistica, credo di sì. E secondo, ti volevo chiedere, mi puoi anche mandare a quel paese, ma devo fare il mio mestiere, ti chiedo scusa, se le notizie che stanno circolando sui nuovi allenatori del Lecce prima squadra trovano conferme. Lo so che parlerete settimana prossima con Baroni, ma se già state guardando al futuro come nuovo tecnico della prima squadra salentina. Allora, sicuramente rispondo alla prima domanda, che è semplicissima. Sicuramente l'anno più bello da presidente, perché 2 risultati storici per me, non mi era mai capitata una salvezza in Serie A. È arrivata quest'anno, come ho detto prima, all'ultimo secondo di una partita meravigliosa a Monza, e oggi uno scudetto primavera
sulla nostra maglia, che avrà il tricolore cucito sulla nostra maglia. Anche questo è l'ultimo secondo, quindi davvero la stagione più bella. Per quanto riguarda il futuro, io posso solamente dire che il mister è stato bravissimo, l'ho ripetuto tutto l'anno, lui e il suo staff con un gruppo di ragazzi giovani ed esordienti, anche lui ha fatto un risultato straordinario. Io lo ripeto sempre, nel Lecce è più difficile che in altre società fare il direttore sportivo o l'allenatore, perché nella nostra società, per via delle linee della proprietà e mia in particolare, di voler tenere i bilanci in equilibrio, a volte ci sono scelte tecniche che possono essere limitanti, che rendono più difficile sia il lavoro del direttore sportivo che quello dell'allenatore. Quindi a loro va il merito di aver raggiunto un grande risultato. E per rispondere alla tua domanda, parleremo con Pantaleo la settimana prossima, come abbiamo sempre fatto, partendo ovviamente dal lavoro del nostro allenatore, che sarà il primo tema di cui parleremo. In questa settimana per noi era talmente tanto importante essere pronti a questo appuntamento dello scudetto primavera, che non abbiamo parlato di niente, ma abbiamo pensato solo e sognato solo a questa serata. Grazie. Michele, direi che ringraziamo, esatto, il presidente, anche perché i tifosi ci stanno dicendo basta, lasciatecelo, che allora, vogliamo basta, festeggiare, diciamo, con il presidente. Non lo dicono i tifosi, ma vai avanti, dai, faglielo godere. No, esatto, sì, era semplicemente per questo. In realtà ti invocano anche te, Michele, quindi salutali nel cuore dei tifosi leccesi. Bene, bene, complimenti okay, presidente, okay. Complimenti Pantaleo Corvino, complimenti a Lecce, al Salento e tutti i tifosi salentini, bravi. Bravissimi, naturalmente è stata un'impresa dalla prima squadra alla primavera, tutto il settore giovanile. Grazie a Giada Giacalone, ci dobbiamo fermare. Torniamo tra poco, una notte magica, una notte che in Salento probabilmente vivranno in spiaggia da Gallipoli a Porto Cesareo. Il Lecce che vince lo scudetto primavera è un segno importante per la città, per i tifosi, per quei tifosi in 20.000 che hanno creduto in questa società, ovviamente sottoscrivendo un abbonamento a inizio dell'anno, l'anno scorso, la scorsa estate, a scatola chiusa, e ovviamente sono stati ripagati con una bella salvezza e con uno scudetto primavera. A tra poco c'è il calciomercato. Solo per te io cambierò per te.